पुरुषस्य विद्महसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् Swami, perché non siamo i destinatari della grazia divina? Non è corretto sentirsi così. Vi sbagliate se lo pensate. La grazia di Dio è disponibile in modo uguale per tutti voi. Egli non fa distinzioni di casta, credo, sesso, nazionalità e così via. Dovete sapere che il difetto è in voi. Dovete pulire il contenitore del vostro cuore. Ad esempio, ora piove a dirotto. Se volete raccogliere l'acqua in un recipiente, dovete tenerlo dritto. Tuttavia, se lo girate verso il basso o lo capovolgete, potrete raccogliere l'acqua. Lo scroscio di pioggia non sarà di alcun aiuto. Pertanto dobbiamo mantenere il nostro cuore sempre puro e pronto a ricevere la pioggia della grazia. Dobbiamo rivolgerlo verso la pioggia dell'amore di Dio per raccoglierla. Non è così? Swami, la nostra fortuna è incommensurabile. Quante persone hanno questa opportunità? Questa è tutta la tua grazia. Ma come possiamo conservarla? Guardate, tra i milioni di devoti, quanti sono in grado di stare qui? Questa vicinanza è possibile forse per tutti? È stato il merito ottenuto nelle diverse vite passate che vi ha reso abbastanza fortunati da essere qui. Tra le poche migliaia di studenti delle nostre istituzioni, quanti studenti hanno la fortuna di essere qui? Solo pochi di voi hanno potuto seguirmi in questo luogo a Kodai Canal. Dovrete preservare e sostenerla con attenzione. Un piccolo esempio. Qui c'è un rotolo di filo che è il prodotto di un lungo lavoro di rotazione e avvolgimento. Un lavoro che richiede molto tempo, davvero. Se si intraprende questo processo in fretta e furia e si lascia cadere a metà per negligenza o disattenzione, tutto il filo sarà sparso per terra. Allo stesso modo, la vostra fortuna è come questo rotolo di filo, accuratamente e laboriosamente avvolto come il merito delle buone azioni che avete compiuto nelle vostre vite passate. Se trascurate questa fortuna e la perdete per qualche disgrazia, non potrete recuperarla. Tutti gli sforzi compiuti andranno sprecati. Il cuscinetto, spesso, che si trova al centro di questo rotolo, è come la vostra fede, attorno alla quale sono avvolte le vostre azioni meritorie. Non trascurate mai questa fortuna, non datela per scontata e non consideratela semplice e ordinaria. La negligenza e la trascuratezza sono dannose per gli aspiranti spirituali. Swami, in che modo la tua grazia influisce sul nostro destino e sul nostro prarabdha karma passato? La grazia di Dio e il volere di Dio possono cambiare qualsiasi cosa. Dio è amore, la sua infinita compassione gli fa cambiare il vostro prarabdha karma o gli effetti karmici delle vite passate. Un devoto può imprigionare Dio nel suo cuore. In questo mondo non c'è nulla che non si possa ottenere con la devozione. La grazia di Dio può cancellare tutti gli effetti karmici o effetti maligni delle vite passate.
non vi può accadere nulla di spiacevole. Un piccolo esempio: in una farmacia vedete molte medicine in vendita. Su ogni medicinale c'è la data di produzione e la data di scadenza. Il farmaco non agisce con efficacia oltre la data di scadenza. Diventa semplicemente inutile. Dio fa esattamente la stessa cosa. Si limita a timbrare la data di scadenza sul flacone della confezione della medicina, cancellando così il vostro prarabdha karma. La sofferenza che state vivendo in questa vita verrà cancellata. In quel momento la vostra sofferenza finisce. È così che Swami, per pura grazia e compassione, vi dona sollievo. Swami, possiamo essere sicuri della grazia di Dio se facciamo la sadhana regolarmente? Certamente, sicuro come ogni altra cosa. Perché dubitate? Per esempio, avete un cane domestico, se gli date da mangiare ogni giorno, noterete che si abituerà a venire da voi esattamente alla stessa ora ogni giorno per essere nutrito. Non è vero? Se la regolarità fa rispondere un cane in questo modo, perché non Dio? Riceverete sicuramente la sua grazia. Swami, siamo qui alla tua presenza grazie alla tua infinita grazia e misericordia. Le tue benedizioni ci hanno portato tutti qui. Ci crogioliamo nel sole della beatitudine donataci dal tuo darshan, sparshan e sabashan divini. Abbiamo ancora bisogno dei meriti delle vite passate e delle samskara? Lo stato di beatitudine attuale e i meriti delle vite passate sono entrambi essenziali e devono andare di pari passo. Sono strettamente correlati. Prendiamo questo esempio. Qui il terreno è sabbioso. Quando ci sono forti piogge, l'acqua affonda nel terreno o viene assorbita dal suolo. La stessa situazione avviene con voi in questo momento. Pertanto la devozione non rimane costante. Ma supponiamo che l'acqua di un fiume scorra. Cosa succede quando piove? L'acqua scorrerà con più vigore di prima. Allo stesso modo, la vostra attuale opportunità benedetta dello stare con me è come l'acqua piovana. Se avete buoni samskara della vostra vita passata, come il flusso dell'acqua di un fiume, lo stato di beatitudine che state vivendo ora continuerà con più vigore. La grazia di Dio è come una pioggia. I vostri meriti del passato vi permetteranno di contenerla. Pertanto vi dico, spesso, di conservare la fortuna, l'opportunità e il privilegio che vi sono stati dati. Se estraete l'acqua dal pozzo in un secchio, ma dovete alzare il secchio pieno d'acqua da soli e accade che lo fate cadere, cosa succede? Non potete raccogliere l'acqua, vero? Tuttavia, c'è una cosa importante. Se si ama Dio intensamente, si può ottenere qualsiasi cosa. Man mano che lo sforzo umano aumenta, la grazia di Dio conferisce forza e intensità allo sforzo, che alla fine porta l'uomo al successo. Prema mudita manase kaho Ram 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 Shri Ram 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 Prema mudita manase kaho Ram 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 Shri Ram 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 Paap kate dukh mite लेत राम नाम पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम भव समुद्र सुखद नाम एक राम
शांति सुख निधान दिव्य राम नाम परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम निराधार को आधार एक राम गोप्य परम दिव्य मंत्र राम नाम गोप्य परम दिव्य मंत्र राम नाम भक्त हृदय सदा बसत एक राम नाम